Nonno, saremo la pattumiera di tutta la Sicilia, recita così Volantino, ma è il grido di protesta e di rabbia dei comitati no discarica di Mister Bianco e di Motta Sant'Anastasia che scendono ancora in piazza per questa discarica. Ancora una volta, dopo la manifestazione di sabato scorso, di fronte alla notizia, all'annuncio da parte della Oikos della disponibilità ad inaugurare la nuova discarica, i cittadini di Motta, i comitati civici sono di nuovo in piazza per gridare ancora una volta fortissimo il nostro no all'ampliamento della discarica. Non saremo la pattumiera di tutta la Sicilia, è quello che vogliamo esprimere stamattina. Abbiamo bloccato l'ingresso alla discarica a tutti i compattatori perché non vogliamo che entri nemmeno più un chilo di rifiuti in una comunità che da 30 anni soffre per i disagi e i disturbi provocati da questo ecomostro. Siamo determinati, vogliamo anche lanciare un appello alla responsabilità in vista della mozione parlamentare che verrà, che chiede la revoca dell'ampliamento della discarica e verrà discussa martedì all'Assemblea regionale siciliana. Avete avuto un incontro con il governatore o ancora no? Ancora non siamo riusciti a incontrare il governatore Crocetta, eravamo andati ieri a Belpasso dove era annunciato un comizio di Rosario Crocetta che alla fine però ha disdetto, per cui siamo in attesa ancora di incontrarlo e lanciamo a lui l'appello alla responsabilità a fermare questo mostro. Parliamo con qualcuno che sta vivendo nei particolari questo grande disagio, un cittadino di Motta, ecco, come vivi tutto questo? Beh, diciamo che fra la stragrande maggioranza dei ragazzi è condivisa questa paura di questo ecomostro mostro posizionato, diciamo, a una distanza così ravvicinata ai centri abitati. Diciamo che oltre l'impatto negativo ambientale può essere anche di carattere sociale, che comunque potrebbe intaccare quelle che sono a Motta le organizzazioni come Rioni, che vivono anche molto di turismo e di immagine anche a livello interregionale, diciamo. I nostri figli sono cittadini del futuro e abbiamo il diritto e il dovere di difendere la loro vita sia da cittadini che da promotori del bene, perché quello che stiamo facendo noi oggi qua è il bene dei nostri figli e dei nostri degli altri concittadini, anche quelli che non sono potuti venire. Noi siamo la loro voce, i loro piedi, le loro gambe, cioè difendiamo i nostri diritti fino alla fine, anche perché è una cosa impossibile poter condividere il territorio con i veleni della discarica. Quindi chiediamo assolutamente che venga garantito il diritto alla salute e alla buona cittadinanza e al rispetto della vita di ogni singolo cittadino.